Adesso prendo il mio fucsia, faccio il nodino iniziale e comincio in qualche parte qua indietro. Non c'entra, un punto indietro. Entrate con l'uncinetto e lavorate così. Una catenella nello stesso punto dove siete entrate. Un punto basso. 3 catenelle e nella stessa catenella un altro punto basso. Quindi nella prossima, nel prossimo punto, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Poi un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Andiamo avanti così. Nella prossima di nuovo un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Nel prossimo punto, sempre così, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Nel prossimo, un punto basso, 3 catenelle. Un punto basso, ecco il bordino che si sta creando. Andiamo nel prossimo, un punto basso, 3 catenelle e un altro punto basso, tutto nello stesso punto, no? Poi un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Poi, ups, un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Ne abbiamo ancora uno qua e facciamo la stessa cosa, un punto basso. 3 catenelle, un punto basso. Adesso andiamo a lavorare qua e lavoriamo così. Entro proprio qua dove diciamo riesco, ecco, così dove ho fatto la cucitura faccio un punto basso, 3 catenelle e sempre qua un altro punto basso. Dopodiché entro qua nel primo punto alto, no? Un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Ok, in ogni punto alto, quindi rosa, fucsia, facciamo e lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Quindi in ogni punto qua facciamo la stessa cosa. 3, 1. Diciamo che è semplice perché si vede, ecco qua siamo sul rosa e faccio un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Poi qua sul fucsia la stessa cosa, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Sono di nuovo sul rosa. Un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Sul fucsia, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Sul rosa adesso, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Di nuovo sul fucsia, un punto basso. 3 catenelle e un punto basso. Sul rosa di nuovo, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso. Adesso sono qua dove ho fatto la cucitura. Provo a entrare proprio qua e fare la stessa cosa, un punto basso, 3 catenelle e nello stesso punto. Se riesco a entrare proprio dove ho fatto la cucitura e poi vedete abbiamo già
i punti, le asole, quindi non abbiamo più problemi. Andiamo avanti così fino ad incontrare l'inizio del nostro lavoro. Ok, sono arrivata alla fine e adesso entro nel primo punto basso, faccio il punto bassissimo, taglio, faccio il nodino di sicurezza e ho una cosa del genere adesso. Ok, adesso vi faccio vedere questo modellino che non è importante se lo volete fare intorno. Ok, faccio il nodino iniziale, ma devo entrare, vediamo da dove entro. L'ho fatto su questi due, sì, questi due. Quindi non sull'ultimo, ma su questi due giri lavoreremo. Quindi abbiamo un giro qua che è, diciamo, la suola, poi 1, 2, 3, 4, no? E non nel primo della suola, neanche nel secondo, ma nel terzo e nel quarto. Terzo e quarto. Entro. Sì. Qua così. Ecco. Il nodino, quindi sono entrata, sono qua indietro. Il nodino lo prendo da qua. Vedete? Così. Lo prendo da qua. Lo tiro avanti, entro, cioè tra i punti, prendo il filo e faccio un punto basso, bassissimo, scusate. Poi nel prossimo prendo il filo da indietro, faccio un altro punto bassissimo, nel prossimo da indietro un punto bassissimo, e sempre così, cioè prendendo da, vedete, da indietro. E qua è il mio filo. Non so come farvi vedere. Quindi entro così, prendo il filo da indietro, lo tiro e faccio un punto bassissimo. Ecco. Non è difficile, è che dobbiamo tra i punti praticamente lavoro, no? Verticalmente abbiamo i punti alti, le barrettine, tra queste barrettine lavoriamo. Ecco. State attenti a rimanere sempre nello stesso giro di punti alti, non andate né più su né più giù, perché dopo. Ok, adesso sono quasi arrivata alla fine, ecco, faccio ancora così e adesso devo scendere. Quindi scendo nel secondo qua, ecco, sempre così, prendo il filo e faccio un punto bassissimo, mi giro, vedete, mi giro così e comincio un nuovo. Comincio, diciamo, un nuovo, non diciamo, proprio un nuovo giro. Ma insomma, questo non è una cosa obbligatoria, lo potete fare come non lo dovete fare, quindi è una cosa così, extra, bonus. Insomma, se vi sembra un pochettino troppo difficile, potete lasciare anche così perché stanno bene anche senza, vedete, non c'è nessun problema. Ma cosa mi è capitato qua? Cosa ho preso? Ah, ecco. Cosa ho preso? Ecco. Quindi proseguo in questa maniera, che questa è una tecnica, diciamo, di ricamo con l'uncinetto, e l'ho usata per decorare la mia borsa estiva, quella celeste, quindi
Quindi c'è questa tecnica se la volete approfondire. Non... Ok, entro qua e boh, posso entrare ancora qua e adesso entro qua su dove ho cominciato, così dove ho iniziato, diciamo, il lavoro. Taglio il filo e entro nel primo e faccio così per collegare, ecco, vedete, così, e poi certo tiro il filo qua, vedete, qua ho i miei due fili che adesso li facciamo un piccolo nodino. Ok, e tagliamo. Quindi abbiamo fatto anche questa cosa qua. E adesso l'ultima cosa da fare è dare la forma alla scarpina. Mettiamo del fucsia nell'ago, stavolta con l'uncinetto abbiamo finito. Mettiamo bel po' di lana, quindi mettete un bel po' di lana. Entrate proprio qua dove comincia la parte questa che l'abbiamo lavorata, questa. Quindi proprio qua entrate, ma nel fucsia, quindi nel bordino che l'abbiamo fatto. Ok? Facciamo un nodino senza nodino, diciamo un nodino falso nodino, perché come vi dicevo non voglio che siano, ecco così, non voglio che siano troppi nodini, e andiamo così prendendo la solo il bordino lo prendiamo così, ecco, andiamo tutto intorno e prendiamo il nodini, i nodini li lasciate dentro, all'interno, diciamo, non provate a passare sopra i nodini. Ecco. E stringiamo man mano che andiamo avanti. Comunque dopo stringeremo, ecco, vedete? Quindi il nodino lo lasciate sotto. Così. Siamo quasi arrivate da quest'altra parte, ecco, prendo ancora questo qua e posso dire che, vedete, sono arrivata. E adesso tirate forte, ma quanto potete voi. Basta che non rompete il filo tirando. Ok. Forte, forte, forte. E poi entrate dove siete uscite, dove avete iniziato, quindi entrate qua, proprio così. E chiudete. E voilà, adesso sì che abbiamo la faccia da scarpina. Ok? Ecco. Ci siamo quasi. Adesso questo lo voglio fare tipo un fiorellino, perciò guardate come faccio, ma vado intorno proprio e vado così con l'ago ed esco da questa parte. Ok, bene. Qualche volta. Adesso sono uscita qua. Sono uscita qua e vado di nuovo qua. Ok, quindi
passate intorno praticamente al fiorellino che, come vedete, si è formato. Ok? Così. Qualche volta. Ancora qua. Diciamo che ci siamo. Qua andate un po' con il filo per nasconderlo, quindi non fate nessun nodino perché veramente non serve a niente. Dovete solo, ecco, così nascondere un po' il filo e tagliate. Ok, adesso mettiamo a posto il fiorellino che ci si è formato e la scarpina, certo. Le mie scarpine pronte all'uso. Ok, quindi questa è una modalità. Adesso vi farò vedere anche la seconda, ma insomma la tecnica è più o meno uguale. Spero che vi sia piaciuto.